Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui con voi, come avrete letto dal titolo, con il nuovo Winx Magazine, quindi con il numero 232. Ovviamente è tipo il video più atteso del mese, quindi raga, sono super felice. Allora, il magazine è, come vi ho detto già, 232 e troviamo insieme una nuova collezione di Winx, che è Magic Bag, che la trovate in edicola a 5,90 euro. Allora, penso che Bloom sia in esclusiva con il magazine, quindi non penso che nelle box troviate anche Bloom. Infatti, Bloom ha la scatolina glitterata, cosa che le altre non hanno, e ovviamente il colore è un po' diverso. Ovviamente ha le ali a parte, ma se volete le altre della collezione, vi lascio all'altro video che lo trovate giù nell'info box, dove apriamo altre Magic Bag e vediamo che cosa troviamo dentro. Spoiler, Bloom non l'abbiamo trovata, infatti, penso che sia proprio in esclusiva con il magazine. Allora, direi di andare ad aprire. Ovviamente, vi dico che il magazine più gadget è costato 7,90 euro, quindi esattamente 2 euro in più che se avessimo solo il pezzo questo qua. Quindi la mia idea è che il magazine più o meno valga sui 2 euro. Vediamo com'è dentro. Allora, ovviamente vi levo la carta, cioè la plastica, così vediamo meglio senza riflessi il tutto. Allora, come sempre vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un like al video. E se vi va, mi trovate anche su Instagram e c'è tutte le informazioni le trovate nell'info box. Allora, il magazine si presenta così: tolgo Bloom, cerca le altre Winx in edicola, appunto dice le altre, quindi penso che Bloom proprio non ci sia in edicola nelle scatole. Quindi, se volete Bloom, penso che dovete prendere per forza il magazine. Allora, Bloom è la borsetta glitterata. Vabbè, le ali cambiano colore, ma questo lo sapete perché c'era anche nell'altro video. Vi faccio vedere che cambiano colore. Tolgo la colla dal magazine, che il magazine praticamente è di carta e la colla sopra, vabbè, lascia sempre un po' il tempo che trova, ma almeno non si è rotto. Questo è il cartonato che vado a togliere e Bloom l'andiamo ad aprire perché, raga, va. Allora, questo è il retro, quindi con tutta la collezione che possiamo trovare. Non vi dico quali ho già perché vi lascio al video che vi ho linkato prima e direi di andare ad aprire. Allora, dentro la cosa più bella che troviamo è il cartoncino, raga. C'è un cartoncino dentro bellissimo, secondo me uno dei più belli che hanno fatto. Allora, vediamo di aprire il tutto. Allora, troviamo Bloom, che è così. Oggettivamente non sono tanto grandi, saranno 5-6 cm, però sono super cute. Ovviamente i colori sono gli stessi del Cosmix, cambia ovviamente il design, la coroncina, però i colori sono praticamente loro. E le sue ali sono rosa. Non mi sembra di aver trovato altre Winx con le ali rosa, quindi penso che siano solo quelle di Bloom. No, in realtà Flora ce le ha rosa. Penso che sia quasi lo stesso rosa. Non fa molta differenza, poi penso che le potete intercambiare le ali anche fra le varie Winx. Queste si inseriscono meglio delle altre, infatti rimane ferma. Le altre ciottolavano un pochino. Veramente super super carina. Cioè, guardate che cute. Ma andiamo alla parte più bella, secondo me, che dentro ci dovrebbe essere il fogliettino illustrativo della collezione. Allora, questo ovviamente è tutto glitterato con il logo Winx all'interno e c'ha ovviamente la parte questa qua per portarla in giro, ma questo si apre tipo portafoglio, tipo portaspiccioli, e dentro c'è la carta, raga, con, allora, qui vedete scritto Magic Bag. All'interno troviamo la collezione, ma sull'altro lato del foglio, quando l'aprite, c'è la carta d'identità delle nostre Winx, e questa in particolare è quella di Bloom. Ora ve la leggo, poi ve la mostro meglio. Nome Bloom, compleanno 10 dicembre, pianeta di provenienza Domino e Terra. Colori preferiti rosso e turchese. Hobby, legge libri di magia. Ma c'è, se fate caso, qui c'è questo sticker da togliere. Sotto c'è sempre una frase che a me mi intriga un sacco. Vado a togliere l'adesivo, così la leggiamo insieme. Questi adesivi qua sono terribili da togliere. Si fa proprio una fatica immane. Perché rimangono. Si separano la parte con la colla e la parte di carta. Però ce la dovremmo fare. Sì, questa cosa è proprio, dà proprio fastidio. Aspettate,
Allora, sono riuscita a togliere l'adesivo. Praticamente c'è scritto magica polvere di fata su di me con Enchantix. Allora, queste frasi sono, fra virgolette, quelle che ci sono nel cartone, nel film d'animazione, quello lungo, quindi Il segreto del regno perduto. Quando c'è la magia che si trasforma in Enchantix, praticamente dicono, ci sono un sacco di frasi durante la trasformazione, questa è una di quelle, e ci sono un po' su tutte. Quindi nel senso ci sono su tutti i, come si chiamano, su tutti questi cartoncini ci sono queste frasi. Quindi io sono innamorata di questa cosa, ma persa proprio. Ovviamente qui ci fa vedere che c'è la spoiler, quindi non è che qui c'è Bloom perché c'è sempre Bloom, qui c'è ogni volta la fata diversa. Quindi se voi puta caso non volete vederla, è un po' impossibile perché è trasparente e il contenitore dove c'è poi la Winx, però se non voleste vederla, raga, la vedete comunque, cioè c'è la spoiler card. E niente, qui vi dice appunto di togliere lo sticker, che è quello che abbiamo appena tolto. Direi di andare a vedere il magazine subito. Allora, questo è il magazine visto frontalmente. Allora, questa è una copertina con delle vecchie pose di Winx e dell'Enchantix rivisitata in chiave ottava stagione. Una cosa che io ho apprezzato perché comunque mi piace un sacco. Allora, come si chiama? Il Magico Blob. Ovviamente il titolo lo cambiano sempre, però vediamo se la storia è nuova o meno. Allora, dentro troviamo la pubblicità di Winx, questi qua della Rocco Giocattoli, e poi abbiamo qua un minigioco subito e poi il subito il sommario, con Bloom Sirenix, cosa che io apprezzo perché le Sirenix ottava stagione mi piacciono. Poi abbiamo, allora, la magia dei colori, ami l'azzurro, questa Magic Bag è romantica, l'azzurro è il colore rilassante e si combina sempre con il rosa e il rosso, i colori Flora e Musa. Ok, ami il fucsia, ami il viola. Allora, non è che la bag vi dice ok, se è viola ci sono una di loro due, se è blu una di queste, se è rosa una di queste. No, perché vi assicuro che io ne ho preso due celesti e non c'era non c'era musa. Ok, quindi c'era un'altra. Quindi non è il colore che fa la differenza. Comunque, qui vi dice poi che le ali si illuminano da voi, quindi qui ci spiega un pochino le nostre Winx. La Magic Bag, come sono fatte e come ci si gioca. Poi, qui adoro le borse, abbiamo ogni borsa la sua ombra. Il Magic Test, che come sempre lo facciamo insieme, poi voi mi dite che cosa siete. Allora, la festa che fa per te. 1. Che regalo vorresti ricevere? Una borsetta, un lop, un peluche, borsetta, vai. Qual è la tua materia preferita? Arte, matematica, italiano, matematica. Quale tra questi sport sceglieresti? Danza, basket, nuoto, basket. Quali videogame giochi più spesso? Boh, di strategia? C. Quale cucciolo vorresti? Un coniglietto o un gattino? Quale torta sceglieresti? Un cupcake, una torta gelato, una crostata al cioccolato, cupcake. Qual è la tua migliore amica? Allegra, piena di energia, dolce. Dolce. Però penso che abbia risposto più B. Quindi sono gruppo di giochi. Ti piacciono le sfide? Per la festa organizza dei giochi da fare in squadra. Sì, è una delle cose che comunque mi piaceva di più, quindi è giusto. Ditemi voi se la vostra festa è più un dance party, giochi di gruppo oppure un pigiama party. Poi, per la rubrica fashion style, troviamo anche qua, sempre anche qua con scritto dove possiamo prendere questi vestiti, dei vestiti adatti a iniziare la scuola. Perché comunque è settembre, quindi evviva il denim, chiaramente qui ci parla di tutte cose a tema, diciamo, jeans, per affrontare insomma la stagione che sta per arrivare, che abbiamo Aisha da colorare e da vestire. Allora, Magico Blob. Allora, raga, io questo non l'ho visto, però ho la sensazione che questa storia ci sia già stata, però non la ricordo io. Allora, vi faccio leggere la storia che si dovrebbe leggere abbastanza bene. Allora, dura solamente 6 fronti, quindi forse è nuova perché prima duravano un pochettino di più le storie. Quindi penso che è nuova, infatti forse il design è cambiato, guardate anche le facce delle nostre Winx. Penso che sia cambiato il designer che lo illustra. Però buona cosa mia. Ditemi voi se l'avete mai visto, non lo so perché oggettivamente non lo ricordo. E appunto mi sembrano diverse le facce del magazine, quindi penso che sia proprio nuovo. Cosa che apprezzo. Poi Winx crea il fiore dell'amicizia. Ok, qui ci spiega come fare questi fiori tutti colorati con carta crespa, nastro sottile, cannocce di carta, forbice da punta arrotondata e a zigzag e la colla. Quindi una cosa molto semplice
super colorata che possiamo fare in tantissime varianti con tantissimi colori. Io sapete che adoro questa rubrica e raga, sono super contenta. Veramente amo. Poi abbiamo i Funny Games, come sempre, tutti i mesi. Qui abbiamo Bloom Magical Enchantix e qui abbiamo questa cornice da colorare. Qua adesso ieri sera fare la stilista, la cantante, vabbè, la stilista. Qui dobbiamo trovare le sette differenze, qui dobbiamo rimettere insieme il tutto, cioè le parole. E poi, quante coccinelle incontra Bloom lungo il percorso? Chiaramente dobbiamo portare Bloom da Flora, quindi dobbiamo scegliere quale percorso è quello giusto e quante coccinelle. Poi, abbiamo un'immagine di Bloom Sky dove dobbiamo rimettere a posto i quadratini nelle parti mancanti. E poi, segui gli indizi e scopri l'oggetto misterioso. È del colore del mare, è soffice e brilla alla luce del sole. Ok, qui bisogna scegliere quale di questi. Poi, e qui abbiamo Tecna Enchantix e Stella. Poi abbiamo Stella vuole visitare il castello del suo pianeta natale, segui il percorso. Quindi abbiamo Eraclio, Nandos o Solaria. Quindi dobbiamo andare a Solaria e dobbiamo fare in modo che Stella ci arrivi tramite il labirinto. Poi abbiamo le soluzioni dei giochi, ovviamente. Poi, premi consegnati, ok, c'era il concorso, se vi ricordate, qui ci sono le quattro vincitrici, quindi Emily, Laura, Ilenia e Cristina, con le foto, con i loro giochi che sono appena arrivati, quindi super bello, una cosa che apprezzo tantissimo. E raga, c'è un problema qua, no, serio, qui c'è questa pubblicità e sul retro c'è questa. Cioè, non ci dice se il prossimo mese c'è il magazine. Ah, vediamo all'inizio se c'è scritto qualcosa. No, niente. Allora, io do per scontato che a ottobre il magazine ci sia. Però, raga, non c'è scritto niente. Cioè, non ci dice che il prossimo mese c'è il magazine, cosa che di solito ci diceva. Non so che cosa dire. Cioè, nel senso, io spero che continueranno. Non c'è scritto che questo è l'ultimo magazine o cose del genere, quindi io presumo che continueranno. Non so che cosa dire, veramente. Mi preoccupa sta cosa. Più che altro perché non c'è più scritto niente, quindi non lo so, non so veramente cosa dire. Io spero che ci sia, mi preoccupa non vedere nessun tipo di guarda, prossimamente c'è questo, cioè da dire che hanno ampliato alcune rubriche, cioè questo qui non c'era di solito, cioè questi premi non c'erano e ovviamente, vabbè, a parte i Funny Games che sono sempre quattro pagine, la rubrica Winx Crea, se vi ricordate, ultimamente era su una pagina sola, quindi presumo che forse gli sia mancato lo spazio, però non lo so, speriamo. Allora, questo è quello che abbiamo trovato in questo magazine. Allora, io sono. Mi piacciono queste, oggettivamente le Magic Bag mi piacciono. Soprattutto devo essere onesta per la carta d'identità con appunto le scritte, che ora vi faccio magari rivedere perché prima non so quanto si vedesse bene. Che appunto questa, ora qui rimane un pochino di colla, però poi dopo possiamo toglierla. Che è diciamo la cosa che mi piace di più, oggettivamente. Il fatto che qui c'è la carta d'identità con una frase da staccare perché è sotto un bollino, adoro. Allora, il magazine è sempre molto corto. Secondo me, vedete, secondo me ha cambiato l'illustratore del magazine all'interno, almeno per quanto riguarda il fumetto. Poi per il resto mi piace. Sarei stata contenta se ci fosse scritto cosa c'è il prossimo mese, non che cosa c'è dentro, ma che cosa, se c'è il magazine, nel senso, di solito c'è sempre scritto. Comunque, detto questo, io vi lascio, vi aspetto in un prossimo video e niente, ci vediamo, quindi arrivederci a tutti e ci vediamo in un prossimo video.